22 dicembre 2019. 22 dicembre, nonché compleanno di Mamma Koi. Marco. Marco. 26. 27. Casa mia, camera mia, il mio regno. La casa mia, camera mia. Allora, un mio pregio, sapermi adattare un po' a qualunque cosa. Un mio difetto grande, l'inerzia. Un mio pregio, tra i tanti, sicuramente ti potrei dire un senso dell'umorismo finissimo e raffinatissimo. E un mio difetto, l'ignavia. Allora, un tentativo di capodanno illegale, probabilmente. Oh, bella domanda. Direi che non devo ancora raggiungere quello che mi renderà più fiero, perché fino adesso è una storia complicata. Ne ho raggiunti, però mai sentendoli davvero miei, come dire. Direi che la risposta è abbastanza la stessa dell'anno scorso, direi sì, anche perché insomma in questo anno tutto matto di congelamento universale della vita, sì, non ho raggiunto molti particolari traguardi, sì, io ho fatto dei fumetti, ho fatto delle cose, ho scritto delle robe, però non parlerei di cosa che mi ha reso più fiero. C'è un sacco di roba, tipo vivere una vita normale, tipo andarmene dall'Italia, andarmene da questa stanza, andarmene da un sacco di cose, risolvere un sacco di cose, dire un sacco di cose a un sacco di persone. Non sono riuscito a fare un sacco di roba quest'anno. Fai le cose per tempo, non cazzeggiare. Ah, questa è bella e vorrei davvero sinceramente potergliela dire in questo momento, perché gli dirai: testa di minchia, allora ti sta per aspettare, cioè stai per affrontare l'apocalisse, per cui non fare la tesi adesso, rilassati, laureati quest'estate che non gliene frega un cazzo a nessuno, avrai tutto un lockdown per studiare, per fare la tesi a fumetti come volevi tu, per prenderti tutto il tempo del mondo, per fare un progetto fichissimo, invece di fare tutto in fretta e sì, impegnarti un casino e bravo, sei stato bravissimo, in 2 mesi hai fatto una tesi della Madonna, bravo, complimenti, ma come vedi è stato tutto per l'anima del cazzo, quindi prenditi le cose con calma. Nero. Nero? Oppure vomito di ubriaco? Difficile. Forse il grande Lebowski. Allora, adesso... ne parlavo prima e tipo, ne dirò tre perché sì. Toy Story, Mad Max, Bugs Life. In questo periodo Tony Hawk of Ghana degli 8 My Village. La mia playlist dello sconforto. In quest'ultimo anno diverse cose, in particolare negli ultimi mesi ho imparato un po' di robe su di me, sulla mia solitudine, sul come mi rapporto con le persone, cosa cerco nei rapporti delle persone, soprattutto negli aspetti tossici che mi riguardano di questa cosa su cui adesso sarò a lavorare. Allora, ho imparato che rompere le sceneggiature è bello e divertente. Il futuro, l'inerzia ancora, mi spaventa terribilmente il non sapere cosa mi appartiene, nel senso di non sapere cosa è mio, cosa mi identifica, cosa posso seguire davvero che mi faccia dire ok, quello sono io e sto facendo qualcosa che mi completa. Non riuscirò a concludere nulla.
Sì, più o meno, aperta, diciamo. Diciamo di sì. Sort of, sì, sì. Allora, o teletrasporto o il trasferire, il manipolare l'energia cinetica delle cose. Non mi ricordo cosa avevo detto l'anno scorso, forse è stato il teletrasporto, chi lo sa. Boh, sono sempre un po' lì tra tipo cose di teletrasporto o tipo cose di telecinesi. Sì, uno di quei due, credo. Cavolo, ci vorrei pensare un attimo. La Scozia, tutta quanta. La Scozia. Beh, la Scozia c'è sicuramente, ma la Scozia aggiungerei la Sardegna, che è la Scozia calda, e insieme fanno la Uber Scozia, che sia fredda che calda, è bellissima. Allora, sicuramente sulla lista ci sono Baku in Azerbaijan, Giordania e Georgia. Etiopia, fondamentalissimo Etiopia, tantissimo. In questo momento qualunque cosa che non sia Bologna, tipo, anche perché non mi sembra vero di poter viaggiare, tipo guardo dei film o delle serie dove vedo le persone che prendono l'aereo e dico, ma scemi cretini, non avete la maschera, ma dov'è il tampone all'arrivo, dove sono le cose, cioè mi metto a disagio questa cosa, per cui non lo so, però, boh, sì, comunque. Qualcuno, sì. Sì, qualcuno. Morire e tornare indietro. Fare qualcosa di bello. Cerca di essere il te stesso del passato, che il te stesso del futuro possa ricordare positivamente. Assaggio me stesso del passato e non credo di averlo ascoltato particolarmente. Adesso ho una cosa da dirgli. È che probabilmente nel tutto il caos in cui eri l'anno scorso avevi comunque lo sguardo un po' più lucido di adesso, che è molto annebbiato.